Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella Darsena Borghese, nell'ambito della manifestazione del Festival della Solidarietà. È stata organizzata una caccia al tesoro e una delle tappe di questa caccia al tesoro è stata una dimostrazione di tiro con l'arco, diciamo una piccola garetta di tiro con l'arco, una prova. Ecco, è stata affidata la responsabilità di gestire questa piazzola ovviamente alla compagnia Arcieri Vega di Fano. Ecco, e qui siamo con Emilio Benini, uno dei responsabili della compagnia, al quale chiediamo insomma come sta andando questa esperienza. Ma direi innanzitutto che è un'esperienza che sta andando molto bene, c'è molto entusiasmo, sono 12 squadre che susseguentemente arriveranno qui alla piazzola, a questo punto verranno istruiti su come fare il tiro, anche se in maniera abbastanza elementare, successivamente tireranno 3 frecce ciascuno di questa squadra che sarà qui presente, verrà segnato il punteggio e così a ruota verranno fatte un po' tutte 12 di squadra. Abbiamo allestito 4 paglioni con dei bersagli idonei a questo tipo di gara, abbiamo degli archi scuola e quindi questi giovani che vengono qui a fare questa prova sono diciamo anche entusiasti perché fanno un qualche cosa di nuovo, cioè il tiro con l'arco sappiamo bene che non è solo un'azione meccanica ma nella mente di tutti ti ispira sempre delle sensazioni diverse, cioè voglio dire un senso di libertà, che tiri e guardi un po' il futuro, no? Quindi a questo principio che in ognuno dentro di noi, no? Evoca queste cose un po' primitive, questi pensieri primordiali, come si dice. D'altronde poi l'arco ci ha accompagnato ormai, accompagna l'uomo da tutta la storia, da milioni di anni si potrebbe dire. E quindi ben si adatta allo spirito del Festival della Solidarietà, insomma, esatto, perché è diciamo, assolutamente ecologico e non... Diciamo il tiro con l'arco, oltre ad essere, come giustamente hai detto, ecologico, quindi non inquina, eccetera, poi è uno sport che puoi fare da 6-7 anni fino a 90 anni, cioè finché le forze ti reggono, quindi non richiede particolari impegni o particolari allenamenti, solo nel caso in cui vuoi soltanto tirare diciamo, un po' per divertirti. È evidente che se vuoi invece partecipare a competizioni agonistiche e quant'altro, allora è necessario far parte della compagnia Arcieri Vega, seguire un corso, formarsi, allenarsi e poi magari ottenere dei buoni risultati. Magari l'aspirazione può essere anche quella di andare alle prossime Olimpiadi, chi lo sa? Esatto, mai dire mai. Mai dire mai. E poi è molto bello vedere tanti giovani che si stanno dedicando a questo sport così salutare, così. E vedo anche nella compagnia, la compagnia sta crescendo con nuove leve, nuovi. Quindi c'è. Diciamo buona prospettiva per il futuro diciamo, per questa compagnia. Sì, diciamo che la compagnia Arcieri negli ultimi 2 anni circa ha avuto un buon impulso di nuovi giovani che hanno dato diciamo, nuova linfa e nuovo entusiasmo alla compagnia, che quindi siamo arrivati quasi a essere una cinquantina di arcieri fra tutto, tra grandi e giovani. E quello che vorrei dire che è molto importante è che come vedi le persone che vengono qui che magari non hanno mai tirato, il tiro con l'arco è un tiro naturale, un tiro semplice, cioè non hai bisogno di fare corsi molto particolari eccetera, vieni, ti diamo 2 elementi base come tirare e poi sei in grado di colpire un bersaglio e di divertirti soprattutto, ecco. È ovvio che se oltre a colpire il bersaglio vuoi fare anche centro allora in questo caso bisogna che impegnarsi un po' di più, esatto. Però diciamo la sagoma la prendi, ma in fondo ricordiamoci che una volta quando andavano a caccia con l'arco l'importante era prendere la sagoma, la preda. Non cioè, se prenderla in testa. Esatto, non prenderla nel cuore, in testa, dove, l'importante era prenderla. Bene, esatto. Grazie, complimenti per la compagnia e anche per questo inserimento all'interno di questa simpatica gara. Bene. Arrivederci, amici di Onda Libera, un saluto. Ciao a tutti.